Bene ragazzi, bentornati. Bastardo. Bene ragazzi, bentornati anche oggi sul canale di White Vape. Continua la recensione della linea della Riot Squad. Riot Squad. Oggi c'è Ducca. Smettila di sbattere. Oggi c'è Ducca l'Apple Grenade. Apple. L'Apple Grenade, quindi l'Apple proprio. L'Apple Grenade. Grenade. Sì. Vabbè, oh. Quindi teoricamente una mela fresca. Sì, fresca, perché per chi non avesse visto il video precedente, questa linea qua ci aveva insegnato che quando mette Grenade in realtà sta ad indicare leggermente fresco. Non ghiacciato. Esatto. Andiamo subito a provarlo, visto che hai aperto tu, inizio a svappare io. Prego, buon uomo. Si sente già l'odore di mela. Mela rossa. Veramente, veramente. Hai mangiato il pesce a mezzogiorno? No. No. Assolutamente no. Molto, ma come svapa sto atomizzatore. Molto buono questa mela, delicata. Una mela verde. No, non credo. È mela verde. Se io dico che è mela verde, significa che è una renetta rossa. Secondo me è una mela rossa. Mela gialla se patte. No, quella da sfigati. La mela gialla è classico. La mela gialla. Bruttina. Torniamo a noi. Troppo grumolosa. Allora, molto buona. Non è. La mela, ovviamente, già come frutto in sé, non è particolarmente sapido, però è una buona mela. Sì. Delicata, non è eccessivamente dolce. Sì, il liquido è fresco, quindi è molto gustoso, devo dire, nella sua nel suo soft, in quanto però è molto me la sto mangiando. Se stai acciucciando tutto il mio atomizzatore. Aspetta, che insieme. Molto buono. Se volete sapere anche la mia, io credo che sia un liquido decisamente all day. Assolutamente sì. È una mela rossa, quindi non una mela acidula, leggermente dolce, leggermente fresca. Se vi piace la mela, questo è un ottimo liquido alla mela. Non c'è nient'altro da dire, secondo fresco. Me. Fresco? Sì, l'abbiamo detto. Diciamo che per ora la linea si sta rendendo interessante, perlomeno non ne abbiamo da fatti lamentarsi. No, non abbiamo fatti solo due, ma per adesso, se abbiamo capito l'idea di questa linea, una linea che non vuole strafare, esatto. vuole fare qualcosa di morbido ma molto gustoso, e sposa molto il mio gusto personale, sinceramente. Io come voto gli do un bel 9,5 anche a questo, perché lo ritengo molto buono come sapore, lo ritengo un all day tranquillamente. E questo qua, tra l'altro, anche la mela, forse rispetto al lampone, già più sulle note di tutti. Sì, perché il lampone è un po' più particolare. Magari ti deve piacere. Però sa proprio, anche quello là sa proprio di lampone. Questo, quello lì, però, a parte il fatto che appena, forse perché il lampone ha un odore un attimino più forte, già proprio come frutto, appena l'avevi drippato si sentiva già odore di lampone. Sì. Comunque, se continua così, ci sta mal divertito. Ottimo ragazzi, che dire, è un ottimo liquido, gli do un bel 9 anche io, ottimo, mi piace. Non rimane nient'altro da dire, ci vedete un attimino frettolosi, perché in realtà su determinati liquidi secondo me è giusto fermarsi un attimino di più, sì, no, ma beh, su liquidi così facili, così subito buoni, così semplici... Una mela buonissima, c'è poco da dire, una mela buonissima, fresca ma buonissima. Detto questo ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, se l'avete provato anche voi scrivetelo di sotto nei commenti, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, e che dire, alla prossima, ciao ciao figli di nostro.